Ci troviamo quest'oggi presso la redazione della web TV www.palestv.it ad intervistare Vincenzo Maiorano, un cittadino di Palese. E a lui chiediamo come possano essere le sue impressioni dopo le elezioni di febbraio del 24-25 e di quanto, diciamo, ultimamente il segretario del PD Bersani sta attuando con la sua politica in Italia, a che, diciamo, possa avvenire la governabilità in Italia, nonostante anche gli scontri da parte dei grillini, quanto i grillini in questo periodo stanno anche loro attuando, seppur in maniera un po' nascosta, poiché non vogliono far trasparire alcune loro strategie qualora si dovesse arrivare ad una possibilità che il Movimento 5 Stelle possa aumentare le possibilità di governare. Allora, come abbiamo fatto in passato, sono qui di nuovo ospite della questa emittente web, mirabilmente condotta da Gino Stufano. Per entrare subito nel tema, perché il leitmotiv è la spending review. Cioè, la spending review significa in inglese una spesa al contrario, cioè ovvero un introitare. Allora, se passiamo subito sul nostro territorio e curiamo un po' le nostre cose caserecce, noi abbiamo qui, grazie ad un coraggioso gesto dell'ex presidente attuale, sempre professore di filosofia, Ezio Diviso, che si è dimesso, abbiamo già risparmiato come cittadini un bel pacco di euro, perché abbiamo risparmiato circa 15-20 mila euro al mese, che ritornano nel bilancio del comune e nelle casse del comune, inaspettatamente. Quindi questa è la prima bella cosa a caserecce che possiamo dire. Ma noi che siamo vivi su questo territorio, vogliamo il bene in questo nostro territorio di Palese, andiamo oltre e diciamo che il primo cittadino può fare ancora di più, poteva fare e potrebbe fare ancora di più. Cosa potrebbe fare? Potrebbe eliminare la figura del commissario straordinario e attribuire al direttore di ripartizione il doppio incarico di direttore di ripartizione della prima circoscrizione, l'ingegner Nitti, e altresì il compito di commissario straordinario della prima circoscrizione. Si risparmieremmo un po' e aggiungeremo a quei 20.000 euro altri 3-4.000 euro netti al mese che vengono spesi al comune di Bari. Fermo restando tutte poi le aggiustamenti che vanno fatti sul territorio, dall'arredo, dai giochi per i bambini, quello che di spiccio si può fare in quanto c'è una somma residua che era di 90.000 euro nel bilancio istituzionale del Comune di Bari e che si è ridotta, guarda caso, a 75.000 euro. Quindi sì, spendendo questi euro bene, potremmo fare attrezzare il lungomare con delle panchine, sia di Parigi che di Spirito, potremmo fare un piccolo parco gioco per i bambini, i nostri, gli italiani, gli extracomunitari, di tutte le razze ed etnie. Adesso saliamo di grado. Sì. La questione del comune è ineludibile, il comune sarà sempre un ente territoriale, il sindaco ha in sé qualcosa come 2.200 deleghe da esercitare. Erano 1.000, sono aumentate a dismisura. In più, cosa si può dire? Che le province, voi pensate che in Sardegna ci sono province con appena 8.000 abitanti. Un referendum in Sardegna le ha abrogate e nulla facente i politici della regione le hanno, come si suol dire, reimmesse, come quello che accade per il finanziamento pubblico ai partiti, che fu abrogato per legge con un referendum abrogativo, io andai a votare, e poi subito dopo si rifece la legge per il finanziamento pubblico. Quindi siamo in team di spending review contestualmente,
essendo ancora in carica questo governo nazionale, il governo dei tecnici, sì, che tecnicamente hanno sbagliato, sì, hanno sbagliato esodando le persone senza poi fargli avere né la pensione e né lo stipendio, e quindi creando un disagio oltre che economico completamente psicologico, direi da psichiatra, perché si va a distruggere in toto una famiglia. Abbiamo però il capo del governo, il professor Mario Monti, che è un professore e quindi, oltre ad essere un senatore a vita, e che potrebbe benissimo, insieme alla spending review, potrebbe rilanciare lo sviluppo economico in Italia. Ci sono tanti accorgimenti, ci sono tanti strumenti a supporto dell'economia italiana, sia quella nazionale che quella internazionale, che già ormai ha le sue basi da circa 10 anni in Cina e in Brasile, esporta in tutto il mondo e produce in tutto il mondo a costi meno competitivi e più remunerativi per le aziende italiane. Noi dobbiamo questo, dobbiamo dire semplicemente, dobbiamo dire anche che sul comune di Bari ci sono dei grandi progetti come la Smart City che potrebbero portare innovazione e sviluppo. Dobbiamo dire che questo vuol dire che io sono la protesta, ma la protesta costruttiva, io sono la protesta costruttiva che dà il suo supporto tecnico-legislativo pur non essendo, indicato come dal popolo onorevole o senatore. Questo devo dire, e dobbiamo dare un grande slancio per quanto riguarda tutte le parti sociali, tutti i sindacati e tutte le associazioni che vogliono essere coinvolte. Quello che ci tengo, vorrei ancora dire, è che proprio ieri sono stato invitato, grazie alla delega dei sindacati, la FLS CISA e l'Impegno 95, l'Associazione di Bari, non a presiedere, ma a partecipare alla costituzione della consulta delle donne a tutela e difesa delle donne. Ho detto testualmente che il punto fermo è il quotidiano. Tutte queste criminalità e malvagità non verranno più prodotte se noi possiamo provvedere attraverso il comune che ha istituito la consulta a tutela e difesa delle donne comunale, se noi ci attrezziamo per risolvere il problema quotidiano della gente nostra e di tutta la città di Bari. Io vi auguro e vi saluto con questo augurio e grazie a Gino Tufano. Va bene, allora Vincenzo, dato che hai già avuto modo di inviarci un saluto, noi te lo inviamo ancora nuovamente e ci rivediamo prossimamente per un altro aggiornamento qui dalla redazione di palesetv.it. Grazie ancora. E grazie a te.